Così. Nagupati Raghavarajaram Atita Pavana Sitaram Raghupati Raghavarajaram Atita Pavana Sitaram Sitaram Dayo Sitaram Sitaram Jayo Sitaram Sitaram Jayo Sitaram Sitaram Jayo Sitaram. Ok, così è meglio. Raghupati Raghu, non so se si può trovare questo canto, così si può condividere sulla chat. Intanto canto Jayo Radha Madhava perché leggeremo il Bhagavatam. Raghupati Raghava Rajaram Patita Pavana Sitaram Raghupati Raghava Rajaram. Ok? Vediamo. L'hai già trovata? Ah, che come hai fatto? Cosa sei? Incredibile. C'hai i poteri mistici comunque. Comincio a pensarlo. Vabbè. Io tempo che mi muovo, guarda. Ecco. Allora, vai, cantiamo. Era da madre. Jayo Radha Madhava Kundabihari. Jayo Radha Madhava Kundabihari. Jayo Radha Madhava Kundabihari. Yashoda Nandana Braja Dana Ranjana Yashoda Nandana Braja Dana Ranjana Yamuna Tira Nagupati Raghava Rajaram Patita Pavana Sitaram Raghava Rajaram Patita Pavana Sitaram Raghupati Raghava Rajaram Patita Pavana Sitaram Raghupati Raghava Rajaram Patita Pavana Sitaram Raghava non c'è testa Patita Pavana Sitaram Sundara Vigraha Magasham Ganga Tulasi Salagram Dara Vigraha Megasham Ganga Tulasi Shalagram Bhadra Girishvara Sitaram Bhagata Jana Priya Sitaram Bhadra Girishvara Sitaram
Agata Jana Priya Sitaram Janaki Ramana Sitaram Jaya Jaya Raghava Sitaram Janaki Ramana Sitaram Jaya Jaya Raghava Sitaram Raghupati Raghava Rajaram Patita Pavana Sitaram Ati Raghava Rajaram Patita Pavana Sitaram Om Agnanati Mirandasya Yanamjana Shalakaya Chakshuram Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Sono nato nelle più profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia della conoscenza trascendentale. Offro a lui i miei più rispettosi ed umili omaggi. Namah Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatade Satarine Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna Bhattaruchi Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, oggi apriamo Facebook, vediamo che c'è. Hare Krishna, Bhakti Valentina, Alessandra, Bhakta Pasquale, Kevala Bhakti, Radha Charandevi, Bhakta Luigi, Bhakti Luisa, Hare Krishna, Bhakta Noah, vedo Noah lì, Hare Krishna Noah, Bhakti Chiara, Bhakta Piero e Bhakti Vittoria. Srila Prabhupada Kijai. Dunque, oggi leggiamo lo Srimad Bhagavatam dal canto 9, capitolo 10 e capitolo 11. Leggiamo così, proprio in sequenza. Hare Krishna Giordana, Bhakti Giordana. Capitolo 10, pagina 275. Eccolo qua. Capitolo 10. Questo decimo capitolo parla dell'apparizione di Sri Ramachandra. Siamo nel nono canto, nella dinastia di Maharaj Katvanga, e narra anche le attività del Signore, dell'uccisione di Ravana e del ritorno del Signore ad Ayodhya, la capitale del suo regno. Il figlio di Maharaj Katvanga si chiamava Dirgabhavu e suo figlio fu Raghu. Il figlio di Raghu fu Aja, che diventò padre di Dasharat, e Dasharat fu padre di Sri Ramachandra, Dio, la persona suprema. Quando il Signore discese in questo mondo nella sua espansione quadrupla completa come Sri Ramachandra, Lakshman, Bharata e Shatrughna, grandi saggi come Valmiki, i quali avevano la perfetta conoscenza della verità assoluta, descrissero i suoi lila trascendentali. Srila Shukadeva Goswami racconta brevemente questa storia.
Sri Ramachandra andò con Vishvamitra a uccidere i Rakshasa. Rakshasa sono demoni, mostri, cannibali, muta forma, come Maricia. Dopo aver spezzato il fortissimo e resistentissimo arco conosciuto come Hara Dhanu, cioè l'arco di Shiva, Hara è un altro nome di Shiva, Hara, il Signore sposò Madre Sita e diede un taglio al prestigio di Parashurama. Per obbedire all'ordine di suo padre, andò nella foresta, accompagnato da Lakshman e Sita. Là, nella foresta, tagliò il naso a Shurpanakha e uccise i compagni di Ravana, guidati da Kara e Dushana. Il rapimento di Sita da parte del demone Ravana segnò l'inizio della sfortuna di Ravana. Quando Maricia prese la forma di un cervo dorato, Sri Ramachandra, per accontentare Sita Devi, partì allo scopo di catturarlo, ma nel frattempo Ravana, approfittando dell'assenza del Signore, rapì Sita. Dopo il rapimento di Sita Devi, Sri Ramachandra, accompagnato da Lakshman, la cercò vagando per tutta la foresta. Nel corso delle ricerche incontrarono Jatayu. Poi il Signore uccise il demone Kabanda e il generale Vali. E strinse un patto d'amicizia con Sugriva. Dopo aver organizzato le forze militari delle scimmie ed essere andato con loro fino alle rive dell'oceano, il Signore si mise ad attendere l'arrivo di Samudra, l'oceano personificato. Poiché Samudra non si faceva vedere, il Signore, che è anche il padrone di Samudra, si incollerì finché Samudra si precipitò in fretta per sottomettersi a lui, dichiarandosi pronto ad aiutarlo in ogni modo. Allora il Signore, deciso ad attraversare l'oceano, costruì un ponte e con l'aiuto e i consigli di Vibhishana attaccò Lanka, la capitale di Ravana. Già Hanuman, l'eterno servitore del Signore, aveva incendiato Lanka e ora, con l'aiuto di Lakshman, l'esercito di Sri Ramachandra massacrò tutti i guerrieri Rakshasa. Poi il Signore in persona uccise Ravana. Mandodari e le altre mogli di Ravana compirono il loro lamento funebre e secondo l'ordine di Sri Ramachandra, Vibhishana celebrò i funerali per tutti i suoi familiari caduti. Allora Sri Ramachandra attribuì a Vibhishana il diritto di governare Lanka e lo benedisse con una lunga vita. Il Signore liberò poi Sita Devi dalla foresta di Ashoka e la portò su un aeroplano di fiori, e la portò su un aeroplano di fiori fino alla sua capitale, Ayodhya, dove fu accolto da suo fratello Bharata. Mentre Ramachandra entrava in Ayodhya, Bharata gli portò i suoi sandali di legno, cioè i suoi di Rama. Vibhishana e Sugriva un chamara e un ventaglio. Hanuman reggeva il parasole. Shatrughna portava l'arco e le due faretre del Signore. E Sita Devi portava un'anfora piena dell'acqua dei luoghi santi. Angada portò una spada e Jambavan Riksharaja uno scudo. Quando Sri Ramachandra, insieme con il Signore Lakshman e Madre Sita Devi, si fu riunito ai suoi parenti, il grande saggio Vasishta lo incoronò re. Il capitolo termina con una breve descrizione del governo di Sri Ramachandra in Ayodhya. Hare Krishna, questa è la sintesi del capitolo 10. Adesso leggiamo verso dopo verso, non leggerò il sanscrito, leggerò soltanto il primo verso. Sri Shuka Uvacha, Katvangadir Gabahuscham. Ragustasmat Prithushrava, Ajastato Maharajas, Tasmat Dasharato Bhavat. Shukadeva Goswami disse: il figlio di Maharaj Katvanga fu Dirgabahu e il figlio di queste fu il famoso Maharaj Raghu. Da Maharaj Raghu nacque Aja e Aja generò il grande Maharaj Dasharat. Alle preghiere degli esseri celesti, Dio, la persona suprema, la verità assoluta in persona, apparve con la sua espansione e le espansioni della sua espansione. I loro santi nomi erano Rama,
Lakshman, Bharata e Shatrughna. Questi famosi avatar apparvero così in quattro forme, come figli di Maharaj Dasharatha. Spiegazione. Sri Ramachandra e i suoi fratelli, Lakshman, Bharata e Shatrughna, sono tutti Vishnu Tattva, non Jiva Tattva. Cioè non sono anime infinitesime, ma sono espansioni di Krishna, Vishnu Tattva. A Dio, la persona suprema, si espande in innumerevoli forme, Advaita, Machuta, Manadi, Mananta, Rupam. Sebbene sia uno, il Vishnu Tattva si manifesta in differenti forme e manifestazioni. Ecco che possiamo dire che la scienza trascendentale del Bhakti Yoga propone un bimonoteismo polimorfico. Bimonoteismo perché Radha è Krishna. Bimonoteismo polimorfico, si manifesta in infinite forme, anche se polimorfico significa tante forme, però ananta rupam, infinite forme. Non credo che ci sia una parola in italiano per ananta rupam, possiamo coniarlo, però ci devo pensare. Allora, la Brahma Samhita 5.39 conferma: Ramadi Murtishu Kalani Yamena Tishtan. Il Signore si manifesta in differenti forme, come quella di Rama, Lakshman, Bharata e Shatrughna, e queste forme possono esistere in qualsiasi parte della sua creazione. Tutte queste forme esistono eternamente, in modo permanente, come individuali persone di Dio, e possono essere paragonate a numerose candele, tutte ugualmente potenti. Sri Ramachandra, Lakshman, Bharata e Shatrughna, che essendo Vishnu Tattva sono tutti ugualmente potenti, diventarono figli di Maharaj Dasharatha per rispondere alle preghiere degli esseri celesti. Verso 3. Ore Parikshit. Le attività trascendentali di Sri Ramachandra sono state narrate da grandi santi che hanno visto la verità. Poiché tu hai molto spesso ascoltato la storia di Sri Ramachandra, il marito di Madre Sita, ti racconterò questa attività solo brevemente. Ti prego, ascolta. Spiegazione di Srila Prabhupada. I Rakshasa, cioè i demoni del nostro tempo, atteggiandosi a persone molto evolute a causa delle loro lauree, hanno cercato di dimostrare che Sri Ramachandra non è Dio, la persona suprema, bensì una persona comune, Hare Krishna Bhaktinanna, Salvatore, Hare Krishna. Ma coloro che sono saggi e spiritualmente elevati non accetteranno mai tali teorie atee, ascolteranno invece la storia di Sri Ramachandra e delle sue gesta solo così come esse sono presentate dai Tattva Darshi, cioè da coloro che conoscono la verità assoluta. Nella Bhagavad Gita 4.34, Dio, la persona suprema, consiglia: Tadvidi pranipate na pariprashnena sevaya upadeksham titegyanam darshina gyaninastattva darshina, che appunto il tattva darshi. Ovvero Krishna dice: cerca di conoscere la verità avvicinando un maestro spirituale, ponigli delle domande con sottomissione e servilo. L'anima realizzata può darti la conoscenza perché ha visto la verità, tattva, verità, darshi, vedere. Chi non è un Tattva Darshi, chi non conosce completamente la verità assoluta, non può descrivere le gesta trascendentali della persona di Dio. Sebbene siano molti i cosiddetti Ramayana, ossia le storie delle imprese di Ramachandra, alcuni di questi in realtà non sono autorizzati. Talvolta le attività di Sri Ramachandra sono narrate in modo fantasioso, pieno di speculazioni o sentimenti materiali. Ma le caratteristiche di Sri Ramachandra non devono essere trattate come qualcosa di materiale. Narrando la storia di Sri Ramachandra, Shukadeva Goswami disse a Maharaj Parikshit: hai già sentito parlare delle imprese di Sri Ramachandra? Sembra, quindi, che 5.000 anni fa ci fossero già molti Ramayana, storie di Sri Ramachandra, come vediamo ancora oggi. Noi, però, dobbiamo scegliere solo i libri scritti dai Tattva Darshi, Gyaninas Tattva Darshina,
e non quelli di cosiddetti studiosi che pretendono di essere dotti solo sulla base della loro cultura accademica. Questo è l'avvertimento di Shukadeva Goswami. Rishi Bhi stato a Darshi Bhi. Sebbene il Ramayana, composto da Valmiki, sia un'opera molto vasta, le stesse attività sono qui sintetizzate da Shukadeva Goswami in pochi versi. Qui Shrila Prabhupada ci mette in guardia, ora coglie l'occasione, la palla al balzo, come si dice, del Ramayana, ma questo stesso argomento può essere esteso a qualunque altro scritto, tradotto, scritto sacro, tradotto da persone e commentato da persone che non sono tattvadarshi, che non sono puri devoti, è un puro devoto. Krishna, Arjuna, nella Bhagavad Gita, perché sono importanti le domande di Arjuna? Arjuna a Krishna nel secondo capitolo della Bhagavad Gita glielo chiede nel 254, se non vado errato, gli dice come parla, come cammina, come si muove, come si siede. Cioè, quali sono i sintomi, le caratteristiche di un'anima liberata? E Krishna risponde: il Bhagavatam è costellato di fulgidi esempi, di puri devoti. Allora, noi dobbiamo saper riconoscere attraverso lo studio, attraverso la pratica di ciò che studiamo, dobbiamo saper riconoscere un puro devoto. E leggere soltanto i libri che i puri devoti hanno tradotto e commentato, altrimenti dice è proprio qui: noi però dobbiamo scegliere solo i libri scritti dai tattvadarshi e non quelli di cosiddetti studiosi che pretendono di essere dotti solo sulla base della loro cultura accademica. Come ci dicevamo l'altro giorno, quante traduzioni, quanti commenti dei Purana, degli Upanishad, che però sono commenti e traduzioni estese, si dice estendere, ma no? Estese, compilate da persone che al massimo sono studiosi, accademici, che però nulla sanno del messaggio, del guhyam, del messaggio intimo, confidenziale, trascendentale della persona suprema, di Krishna, e quindi non possono trasmetterlo alle anime. Ok, quindi questo è importante. Verso 4. Perma Hare Krishna Baya, devi. Per mantenere, verso 4, per mantenere integra la promessa fatta a suo padre, Shri Ramachandra abbandonò immediatamente la posizione di re e insieme a sua moglie, madre Sita, errò da una foresta all'altra con i suoi piedi di loto, che erano così delicati da non poter sopportare nemmeno il tocco delle mani di Sita. Il Signore era accompagnato anche da Hanuman o da un'altra scimmia, Sugriva, il re delle scimmie, Hanuman, e da suo fratello minore, Lakshman, i quali alleviavano le fatiche della sua vita nella foresta. Per aver sfigurato Shurpanaka, recidendole il naso e gli orecchi, il Signore fu separato da madre Sita. Questo fatto suscitò la sua collera ed egli, con il movimento delle sue sopracciglia, terrorizzò l'oceano, il quale permise allora al Signore di costruire un ponte attraverso le sue acque. In seguito il Signore, simile ad un fuoco ardente che divora una foresta, entrò nel regno di Ravana per ucciderlo. Che Dio, la persona suprema, Ramachandra, ci protegga sempre. Arrivo. Nell'area del sacrificio celebrato da Vishvamitra, Shri Ramachandra, il re di Ayodhya, uccise molti demoni, rakshasa e uomini selvaggi che vagavano di notte sotto l'influsso delle tenebre. Possa Shri Ramachandra, che uccise questi demoni in presenza di Lakshman, suo fratello, essere così buono da accordarci la sua protezione. O re, i lila, ovvero le gesta trascendentali di Shri Ramachandra, erano meravigliosi, come quelli di un piccolo elefante. Quando madre Sita doveva scegliersi lo sposo nell'assemblea, in mezzo ai grandi eroi di questo mondo, Shri Shrinivasa Sachinandana Kijaya, ce l'abbiamo una foto di Shri Ramachandra, vero tu? Sì. Ah, l'hai messa già? No, Hare Krishna. Hare Krishna. Quando madre Sita
la futura moglie consorte di Shri Ramachandra, doveva scegliersi lo sposo nell'assemblea in mezzo ai grandi eroi di questo mondo, egli, Ramachandra, Shri Ramachandra, spezzò l'arco che apparteneva a Shiva. Quest'arco era così potente che doveva essere trasportato da 300 uomini. Ma Shri Ramachandra, tendendo la sua corda, lo piegò. Era una prova che se superata avrebbe concesso al vincitore la mano di ottenere la mano di Sita. Questa era una prova di forza trascendentale. C'era questo arco di Shiva che è talmente pesante che doveva essere trasportato da 300 uomini, 300 uomini. Arrivò il turno di Shri Ramachandra, tendendo la sua corda, lo piegò, già lì tutti, oh, immaginiamo, no? E però lo tese così tanto che lo spezzò cioè loro lui doveva soltanto incordarlo, questa era la prova, incordarlo, lui lo tese talmente tanto che lo spezzò, qualcosa di inaspettato. Tendendo la sua corda, lo piegò e lo spezzò nel mezzo, proprio come un piccolo elefante spezza una canna da zucchero. E ci fu un boato tremendo, si udì in tutti e tre i mondi. Così il Signore ottenne la mano di Madre Sita, che era dotata, come lui, delle trascendentali qualità di forma, bellezza, comportamento, età e natura. Ella era infatti la dea della fortuna che rimane sempre sul petto del Signore. Mentre tornava dal palazzo di Sita, dove l'aveva ottenuta in moglie, all'assemblea dei principi rivali, Shri Ramachandra incontrò Parashurama. Nonostante il suo grande orgoglio per aver sbarazzato la terra dalle stirpi del Kshatriya per 21 volte, Parashurama fu sconfitto dal Signore, che si era manifestato come uno kshatriya appartenente all'ordine reale. Verso 8. Per adempiere l'ordine di suo padre, che era legato da una promessa fatta alla moglie, Shri Ramachandra si lasciò alle spalle il regno, l'opulenza, gli amici e i benefattori, la casa, tutto e tutto il resto. Come un'anima liberata, lascia la vita e si ritirò nella foresta insieme con Sita. Spiegazione. Maharaj Dasharatha aveva tre mogli. Una di esse, Kaikeyi, l'aveva soddisfatto con il suo servizio, perciò il re voleva concederle una benedizione. Ma Kaikeyi aveva risposto che avrebbe chiesto la benedizione quando ne avesse avuto bisogno. Il giorno dell'incoronazione del principe Ramachandra, Kaikeyi chiese a suo marito di incoronare suo figlio Bharata e di esiliare Ramachandra nella foresta. Maharaj Dasharatha, legato alla promessa, ordinò a Ramachandra di andare nella foresta secondo le richieste della sua diletta regina. E il Signore, come un figlio obbediente, accettò subito l'ordine del padre e abbandonò ogni cosa, senza esitare, proprio come un'anima liberata o un grande yogi abbandona la vita, senza alcuna attrazione per la materia. Verso 9. Mentre armato del suo invincibile arco e di frecce vagava per la foresta, adattandosi ad una vita di grande austerità, Sri Ramachandra tagliò il naso e gli orecchi della sorella di Ravana, che era contaminata da desideri sessuali, sfigurandola. Uccise anche i suoi 14.000 amici Rakshasa guidati da Kara, Trishira e Dushana. Verso 10. Ore Parikshit. Quando Ravana, che aveva 10 teste sulle spalle, udì parlare della bellezza e del fascino di Sita, perché la sorella Shurpanakha, deturpata, andò a piangere, a lamentarsi del fratello, no? E allora, nel descrivere gli astanti, descrisse anche Madre Sita. E Ravana si concentrò sulla bellezza di Sita, non si no, perse di vista la sorella, il problema della sorella deturpata, naso, orecchi, sanguinante, si concentrò subito sulla bellezza di Sita e iniziò a desiderare di averla, no?
Quindi quando Ravana, che aveva 10 teste sulle spalle, che lui manifestava soltanto in battaglia, però quando era incollerito in battaglia le manifestava tutte e 10, udì parlare della bellezza e del fascino di Sita, sentì che la sua mente si agitava per il desiderio e volle andare a rapirla. Per allontanare Sri Ramachandra dal suo ashram, dal suo rifugio, Ravana mandò Maricha, Maricha è un altro Rakshasa, mostro mutaforma, nella forma appunto di un cervo dorato. Nel vedere quel cervo straordinario, Sri Ramachandra si allontanò dalla sua dimora per inseguirlo, finché lo abbatté con una freccia appuntita, proprio come Shiva uccise Daksha. Ramachandra era entrato nel folto della foresta e anche Lakshman si era allontanato. Allora Ravana, il peggiore dei Rakshasa, rapì Sita Devi, la figlia del re di Videha, proprio come una tigre afferra un agnello indifeso in assenza del pastore. In seguito Sri Ramachandra percorse la foresta col fratello Lakshman in uno stato di profondo dolore per la separazione da sua moglie. Così dimostrò con il suo esempio personale qual è la condizione di una persona attaccata alle donne. Spiegazione di Srila Prabhupada. In questo verso l'espressione Strisanginam Gatim Iti sta ad indicare che la condizione di una persona attaccata alle donne fu messa in evidenza dal Signore stesso. Secondo le istruzioni morali, Grihena Rimbi Bharjayet, quando si parte per un viaggio non bisogna portare con sé la moglie. Un tempo gli uomini erano soliti viaggiare senza mezzi di trasporto, ma anche oggi, per quanto è possibile, lasciando la casa non si dovrebbe portare con sé la moglie, soprattutto se ci si trova in una condizione simile a quella di Sri Ramachandra, che era stato esiliato per ordine di suo padre. Sia nella foresta sia a casa, l'attaccamento alle donne è sempre fonte di guai, come ha dimostrato Dio, la persona suprema, con il suo esempio personale. Naturalmente questo vale per l'aspetto materiale di Strisanghi, ma la situazione di Sri Ramachandra è spirituale, perché egli non appartiene al mondo materiale. Narayana Aparo Vyaktat. Narayana è situato al di là della creazione materiale. Essendo il creatore di questo mondo materiale, egli non è soggetto alle condizioni proprie di questo mondo. La separazione da Sri Ramachandra, di Sri Ramachandra da Sita deve essere intesa a livello spirituale di Vipralamba, che è un'attività della potenza ladini interna di Dio, la persona suprema, e appartiene allo Sringara Rasa, il dolce sentimento d'amore coniugale nel mondo spirituale. Nel mondo spirituale, Dio, la persona suprema, si dedica alle sue relazioni d'amore manifestando le caratteristiche dette Sattvika, Sanchari, Vilapa, Murcha e Unmada. Così, quando Sri Ramachandra fu separato da Sita, manifestò tutte queste caratteristiche spirituali. Il Signore non è né impersonale né impotente. C'è una domanda. Ah, Pasquale dice, mi chiedo come mai uccise il cervo dorato? Perché a un certo punto si rese conto che era un mostro. Si rese conto che era un demone. Da come si muoveva, non poteva essere un cervo. Allora capì, beh, Sri Ramachandra è Krishna, Dio, la persona suprema, presente anche nel cuore di ogni essere vivente, era presente anche nel cuore di Marisha. Quindi il Signore non è né impersonale né impotente. Egli, anzi, è Sat Chit Ananda Vigraha, la forma eterna della conoscenza e della felicità. Perciò possiede tutte le caratteristiche della felicità trascendentale. Anche la separazione dall'oggetto d'amore rientra nell'ambito dell'estasi spirituale. Come spiega Srila Swarupa Damodara Goswami, Radha Krishna Pranaya Vikritir Ladini Shakti. La relazione d'amore tra Radha e Krishna si manifestano come potenza di piacere del Signore. Il Signore è la fonte originale di ogni piacere, la fonte di ogni gioia. Perciò Sri Ramachandra manifestò questa verità sia a livello spirituale che materiale.
A livello materiale, coloro che sono attaccati alle donne dovranno soffrire, mentre a livello spirituale, quando entrano in gioco i sentimenti di separazione tra il Signore e la sua potenza di piacere, il piacere del Signore aumenta. La Bhagavad Gita 9.11 lo spiega. Avajananti mammuddha manushrimtam mashrita parambhava majananto mamabhuta maishwaram. Chi non conosce la potenza spirituale di Dio, la persona suprema, pensa che il Signore sia un comune essere umano. Ma la mente del Signore, la sua intelligenza e i suoi sensi non possono mai essere contaminati dalle condizioni della materia. Questo è ulteriormente spiegato nello Skanda Purana, e qui cita tanti versi dello Skanda Purana, a dimostrazione che Srila Prabhupada ci dà anche i Purana e ne organizza la lettura e lo studio all'interno delle sue spiegazioni. In una citazione di Madhvacharya c'è cioè tutto il verso, dice: in realtà per Ravana era impossibile rapire Sita. La forma di Sita rapita da Ravana era una rappresentazione illusoria di Madre Sita, Maya Sita. Quando Sita si sottopose alla prova del fuoco, la Maya Sita fu bruciata e dal fuoco fuoriuscì la vera Sita. Questo esempio ci permette di comprendere inoltre che una donna, per quanto potente nel mondo materiale essa sia, deve essere sempre protetta, perché non appena rimane indifesa, sarà sfruttata da Rakshasa del calibro di Ravana. L'espressione Vai Deha Raja Duhitari indica che prima del suo matrimonio con Sri Ramachandra, Madre Sita era sotto la protezione di suo padre, Vai Deha Raja, e dopo il matrimonio si collocò sotto la protezione di suo marito. Dobbiamo quindi concludere che una donna deve essere sempre protetta. Secondo la regola vedica, non c'è ragione che una donna sia indipendente, asamaksham, perché non riuscirà a proteggersi da sola. Quindi è incentrato sulla protezione, non sullo sfruttamento. Perché poi noi uomini di Kali Yuga, o esseri umani di Kali Yuga, interpretiamo tutto questo come un'occasione, un motivo di sopruso, di sfruttamento ulteriore. No, quando si dice che la regola vedica dice che non c'è ragione che una donna sia indipendente, perché non riuscirà a proteggersi da sola, perché una donna deve essere sempre protetta, quindi è in funzione della protezione, non dello sfruttamento, ovviamente. Verso 12. Sri Ramachandra, i cui piedi di loto sono adorati da Brahma e da Shiva, aveva assunto la forma di un essere umano, perciò compì la cerimonia funebre per Jatayu, che era stato ucciso da Ravana. Poi il Signore uccise il demone di nome Kabanda e, dopo aver fatto amicizia con i capi delle scimmie, dopo aver ucciso Vali e aver organizzato la liberazione di Madre Sita, arrivò sulla spiaggia dell'oceano. Spiegazione. Durante il rapimento di Sita, Ravana era stato ostacolato nella sua fuga da Jatayu, un enorme uccello. Ma il potente Ravana sconfisse Jatayu nel combattimento e gli mozzò le ali. Cercando Sita, Ramachandra trovò Jatayu morente e seppe da lui che Sita era stata portata via da Ravana. Alla morte di Jatayu, Sri Ramachandra compì per lui i doveri di figlio, celebrando il rito funebre. Strinse poi amicizia con le scimmie al fine di liberare Sita Devi. Non erano scimmie come quelle che vediamo nelle foreste o negli zoo, ahimè, ma sono scimmie guerriere, Banara. Verso 13. Dopo aver raggiunto la spiaggia, Sri Ramachandra digiunò per 3 giorni mentre attendeva l'arrivo dell'oceano personificato. Ma poiché l'oceano non arrivava, il Signore manifestò il lila della sua collera e gli bastò posare il suo sguardo sull'oceano perché tutti gli esseri, compresi gli squali e i coccodrilli, si agitassero per la paura. Allora l'oceano in persona, spaventato, si avvicinò a Sri Ramachandra, portando con sé tutti gli oggetti di culto per adorarlo.
Prosternandosi ai piedi di loto del Signore, l'oceano personificato pronunciò queste parole: O persona suprema e onnipresente, la nostra mente ottusa non ci permette di capire chi sei veramente, ma ora vediamo che tu sei Dio, la persona suprema, il Signore dell'universo intero, Dio, la persona originale e immutabile. Gli esseri celesti sono infatuati dalle qualità della virtù, i prajapati dalla qualità della passione e il signore degli spettri dalla qualità dell'ignoranza, ma tu sei il padrone di tutte queste qualità. Spiegazione. Le parole Jada, Dia, si riferiscono ad un'intelligenza simile a quella di un animale. Una persona dotata di un'intelligenza di questo tipo non può capire Dio, la persona suprema. Senza essere bastonato, un animale non riesce a capire l'intenzione dell'uomo. Similmente, le persone dalla mente ottusa non possono capire Dio, la persona suprema. Ma quando subiscono punizioni severe per opera delle leggi della natura materiale, cominciano a capire qualcosa di lui. Un poeta Hindi diceva: Dukkha se sabha hari bhaje, sukha se bhaje koi, sukha se agar hari bhaje, dukkha katam se aya. Quando arriva la sofferenza, gli uomini vanno in chiesa o al tempio per adorare il Signore, ma quando arriva l'opulenza, se lo dimenticano Dio. La punizione inflitta dal Signore mediante la natura materiale è quindi necessaria, perché senza di essa gli uomini dimenticano la supremazia del Signore a causa della loro intelligenza tarda e ottusa. Verso 15: Mio Signore, puoi usare la mia acqua come meglio credi, questo è l'oceano personificato. Puoi attraversarla per raggiungere la dimora di Ravana, che è causa di grandi tribolazioni e lamenti per tutti e tre i mondi. Egli è il figlio di Vishrava, ma è maledetto come l'urina. Per favore, vai e uccidilo e riprendi con te tua moglie Sita Devi, o grande eroe. Anche se per te le mie acque non sono certo un ostacolo sulla via di Lanka, ti prego, costruisci un ponte per aumentare la tua fama trascendentale. Vedendo questa impresa meravigliosa ed eccezionale di tua grazia, tutti i grandi guerrieri e i grandi re canteranno nel futuro le tue glorie. Spiegazione. È detto che un figlio e l'urina escono dalla stessa fonte, i genitali. Quando nasce un devoto, un grande saggio, l'emissione seminale destinata a procurare un figlio, a procreare un figlio, ha qualche valore. Ma se il figlio è privo di buone qualità e non è apportatore di glorie per la famiglia, allora essa equivale all'urina. Qui Ravana è paragonato all'urina perché era causa di grande disturbo per i tre mondi. L'oceano in persona desiderava quindi la sua morte per mano di Sri Ramachandra. Una caratteristica di Dio, la persona suprema, Sri Ramachandra, è l'onnipotenza. Il Signore può agire senza prendere in considerazione ostacoli o inconvenienti materiali. Tuttavia, per provare che egli era davvero Dio, la persona suprema, che non si era autoproclamato Dio, né era stato eletto Dio da un voto popolare, costruì un ponte prodigioso sull'oceano. Oggi è diventato di moda crearsi un dio artificiale, ma tale dio non compie attività eccezionali come quella. Un po' di magia è sufficiente per confondere una persona sciocca, inducendola a scegliere un dio artificiale, poi perché essa non sa quanto Dio è potente. Ma Sri Ramachandra costruì un ponte sull'oceano facendo galleggiare delle grosse pietre. Questa è una prova eccezionale, dell'eccezionale e meraviglioso potere di Dio. Perché mai si dovrebbe accettare una persona come Dio se non è in grado di manifestare qualche potenza straordinaria compiendo attività che non possono essere compiute da un essere umano comune? Noi accettiamo Sri Ramachandra come Dio, la persona suprema, perché ha costruito questo ponte.
e accettiamo Krishna come Dio, la persona suprema, perché sollevò la collina Govardhana quando non aveva ancora 7 anni. Non dovremmo accettare qualsiasi farabutto come Dio o come avatara di Dio, perché Dio manifesta le sue speciali qualità nelle diverse attività che compie. Il Signore stesso afferma quindi nella Bhagavad Gita 4.9 Jamma karma chame diviam evam yo vetti tatto taha tyakta deham punar jammam naiti mam meti sorjuna. 4.9 O Arjuna, colui che conosce la natura trascendentale della mia apparizione e delle mie attività non dovrà più rinascere nel mondo materiale quando lascerà il corpo, ma raggiungerà la mia dimora eterna. Le attività del Signore non sono affatto ordinarie, sono tutte trascendentali, eccezionali. Non potrebbero essere compiute da nessun altro essere. Le caratteristiche delle attività del Signore sono descritte in modo completo negli Shastra e dopo averle comprese è possibile accettare il Signore così com'è. Shastra significa arma letteraria. Astra significa, si dice arma, no? Significa arma, astra, shastra, arma letteraria, perché con l'arma della conoscenza noi possiamo abbattere l'albero dell'illusione o il nemico dell'illusione. Le caratteristiche, sì, e dopo averle comprese è possibile accettare il Signore così com'è. Verso 16, Shukadeva Goswami disse: dopo aver costruito un ponte sull'oceano, scagliando nell'acqua i picchi delle montagne, che le mani delle grandi scimmie Vanara avevano liberato da tutti gli alberi e dalla vegetazione, Sri Ramachandra entrò a Lanka per liberare Sita Devi dalle grinfie di Ravana. Grazie alla guida e all'aiuto di Vibhishana, il fratello di Ravana, il Signore, insieme con i guerrieri delle scimmie guidati da Sugriva, Nila e Hanuman, entrò nella capitale di Ravana, Lanka, che in precedenza era stata data alle fiamme da Hanuman. Spiegazione. I grandi picchi di montagne, coperti di alberi e piante, furono gettati in mare dai guerrieri delle scimmie e per la volontà suprema del Signore si misero a galleggiare. Per la suprema volontà del Signore, molti enormi pianeti fluttuano nello spazio come fiocchi di cotone, se questo è possibile. Perché interi picchi di montagna non potrebbero galleggiare nell'acqua. In ciò consiste l'onnipotenza di Dio, la persona suprema. Egli può fare qualunque cosa desideri, perché non è soggetto al controllo della natura materiale. Anzi, è proprio la natura materiale ad essere controllata da lui. Maya Dakshena Prakriti Suya Tessa Characharam. Soltanto sotto la sua guida, la Prakriti, la natura materiale, agisce. La Brahma Samhita 5.52 ci dà un'informazione simile. Yasyagyad Brahmati Sambhrita Kala Chakro Govindam Adipurusham Tammaham Bhajami. Descrivendo l'azione della natura materiale, la Brahma Samhita afferma che il sole si muove secondo i desideri di Dio, la persona suprema. Ne consegue che non fu affatto eccezionale per Sri Ramachandra costruire un ponte sull'oceano indiano con l'aiuto di guerrieri scimmie che gettavano grandi picchi rocciosi nell'acqua. È stupefacente? Solo nel senso che ciò ha reso eternamente famosi il nome e la fama di Sri Ramachandra. Verso 17. Dopo aver invaso Lanka, l'esercito delle scimmie, che era guidato da generali come Sugriva, Nila e Hanuman, occupò tutte le palestre, i granai, le tesorerie, gli ingressi dei palazzi, le porte delle città, le case di riunione, gli spiazzi davanti agli edifici e perfino le piccionaie. Quando il crocevia, le piattaforme, le bandiere, i vasi d'oro per l'acqua sulle cupole delle città furono distrutte, la città di Lanka sembrò un fiume sconvolto da un branco di elefanti. Verso 18. Nel vedere lo scompiglio creato dall'esercito delle scimmie, Ravana, il signore dei Rakshasa, fece chiamare Nikumba, Kumba, Dumraksha, Durmuka,
Surantaka, Narantaka, le altre Rakshasa e anche suo figlio Indrajit. Poi convocò Prahasta, Atikaya, Vikampana e alla fine persino Kumbhakarna. Indusse quindi tutti i seguaci a opporsi al nemico. Ravana e Kumbhakarna sono la seconda nascita da demoni di Jaya Vijaya. Indusse quindi tutti i suoi seguaci ad opporsi al nemico. Verso 19. Shri Ramachandra, accompagnato da Lakshman e dai guerrieri delle scimmie come Sugriva, Hanuman, Gandamada, Nilangada, Jambavan e Panasa, attaccò l'esercito dei Rakshasa, che era ben equipaggiato con varie armi invincibili come spade, lance, archi e prasa, rishti, frecce shakti, kadga e Tomara. Verso 20. Angada e gli altri generali dell'esercito di Ramachandra affrontarono gli elefanti, la fanteria, la cavalleria e i carri del nemico, scagliando contro di loro enormi alberi, vette rocciose, mazze e frecce. Qui l'esercito di Ravana, armi invincibili. L'esercito di Ramachandra, fatto di scimmie, allora alberi. Le cose che Quello che trovavano. trovavano, rocce, picchi di montagna, mazze, con le mazze, no? E vabbè, e hanno vinto. In questo modo i soldati di Shri Ramachandra uccisero i soldati di Ravana, i quali avevano perso ogni fortuna, perché Ravana era stato condannato dalla collera di madre Sita. Spiegazione. I soldati reclutati da Shri Ramachandra nella giungla erano tutte scimmie. Non avevano un equipaggiamento adeguato per combattere contro l'esercito di Ravana, ben fornito di moderne armi da guerra, mentre le scimmie potevano soltanto lanciare pietre, massi rocciosi e alberi. Soltanto Shri Ramachandra e Lakshman erano armati di frecce. Ma poiché i soldati di Ravana erano stati colpiti dalla maledizione di Madre Sita, fu possibile per le scimmie massacrarli soltanto con il lancio di sassi e alberi. Esistono due tipi di forza, Daiva e Purushakara. Daiva è la forza che si ottiene dalla trascendenza. Purushakara si riferisce alla forza organizzata con la propria potenza e con la propria intelligenza. Il potere trascendentale è sempre superiore al potere del materialista. Dipendendo dalla misericordia del Signore Supremo, si devono combattere i propri nemici, anche se non si è forniti delle armi più moderne. Perciò Krishna insegnò ad Arjuna: Mama Nusmara Yudhya Cha. Pensa a me e combatti. Pensa a me e poi combatti. Dobbiamo combattere contro il nemico usando al massimo le nostre capacità, ma per la vittoria dobbiamo dipendere dalla misericordia di Dio, la persona suprema. Verso 21. Quando Ravana, il re dei Rakshasa, vide che i suoi soldati erano perduti, fu preso da una grande collera. Salì quindi sul suo aereo decorato di fiori, che peraltro aveva sottratto ad Indra, e l'aveva rubato, anche un ladro di macchine proprio. Stupratore, rapitore, ladro di macchine. Allora, di aerei decorati di fiori, ma il punto è lo stesso. Quindi salì su un suo aereo, suo, decorato di fiori, e si diresse verso Shri Ramachandra, che era seduto sullo splendido carro guidato da Matali, l'auriga di Indra. Ravana allora colpì Shri Ramachandra con le sue frecce appuntite. Shri Ramachandra disse a Ravana: Tu sei il più detestabile tra i cannibali. In realtà sei come i loro escrementi, sei come un cane. Infatti, come un cane ruba il cibo dalla cucina, approfittando dell'assenza del padrone, così tu in mia assenza hai rapito mia moglie, Sita Devi. Perciò, come Yamaraj punisce i peccatori, io ti punirò nello stesso modo. Tu sei l'individuo più odioso, peccaminoso e svergognato. Oggi quindi
Io che non fallisco mai, ti punirò. Spiegazione. Nacha Daivat Parambalam. Nessuno può vincere la forza della trascendenza. Ravana era così degradato, senza pudore, che non sapeva quale sarebbe stato il risultato del rapimento di Madre Sita, la potenza di piacere di Ramachandra. Questo è il difetto dei Rakshasa. Asatyam Pratishtam, Te Jagadahura Nishvaram. I Rakshasa non sono consapevoli del fatto che il Signore Supremo è il re della creazione intera. Pensano che ogni cosa sia stata determinata dal caso o si sia verificata accidentalmente e che non esista alcuna potenza superiore che abbia il controllo su tutto ciò che accade. Per questo i Rakshasa agiscono in modo indipendente, a capriccio, arrivando fino al punto di rapire la dea della fortuna. Questa politica di Ravana è estremamente pericolosa per il materialista, perché è in se stessa causa di distruzione per la civiltà materialista. Ah, ma poiché gli atei sono rakshasa, osano commettere odiosi delitti e saranno quindi senza dubbio puniti. La religione consiste negli ordini del Signore Supremo e chi se esegue questi ordini è il vero religioso. Chi non esegue gli ordini del Signore è un miscredente e deve essere punito. Verso 23. Dopo aver così rimproverato Ravana, Sri Ramachandra fissò una freccia al suo arco, cioè incoccò una freccia, prese la mira contro Ravana e scoccò la freccia che trafisse il cuore di Ravana come un fulmine. A questo spettacolo, tra i seguaci di Ravana, fu tutto un risuonare di lamenti. Ahimè, ahimè, cosa è successo? Cosa è successo? Intanto Ravana cadeva dal suo aereo, vomitando sangue dalle sue 10 bocche, proprio come un uomo virtuoso cade sulla terra dai pianeti celesti, quando i meriti delle sue attività virtuose si sono esauriti. Spiegazione. Nella Bhagavad Gita 9.21 è detto: Kshine punye martya lokam vishanti. Quando hanno esaurito i meriti delle loro attività virtuose, coloro che hanno goduto dei piaceri paradisiaci ricadono su questa terra. Le attività interessate di questo mondo materiale sono di tale natura che sia agendo in modo virtuoso, sia agendo in modo empio, si deve sempre rimanere nel mondo materiale, anche se in differenti condizioni. Infatti, né le azioni virtuose né quelle empie ci possono liberare dalla prigionia di Maya nel ciclo di nascite e morti ripetute. In un modo o nell'altro, Ravana aveva raggiunto l'elevata posizione di re di un grande regno ed era dotato di molte opulenze materiali, ma con la sua azione colpevole del pesante rapimento di Madre Sita, distrusse tutti i risultati delle sue attività pie. Imprese del Signore, da notare che sono chiamati, cioè, davanti a questo spettacolo, cioè, non è tragedia, cioè, Ah, tipo, certo. l'uccisione di Ma... spettacolo. Sì. Ah. Se qualcuno offende una grande personalità, in particolare Dio, la persona suprema, sicuramente diventa un essere abominevole e restando privo dei frutti delle sue attività virtuose, dovrà cadere come Ravana e altri demoni. Il migliore consiglio è quindi quello di trascendere sia le attività virtuose che quelle empie e di rimanere nello stato di pura libertà da ogni designazione, sarva pade vinirmuktam, tat parat vena nirmalam. Quando una persona si stabilisce nel servizio di devozione, ha già superato il livello materiale. A livello materiale ci sono posizioni inferiori e superiori, ma chi è situato al di sopra del livello della materia è sempre situato in una posizione spirituale. Sagunam Sammatityaitam Brahma Bhuyaya Kalpate. Ravana o gli individui della sua specie possono essere molto potenti, molto ricchi in questo mondo materiale, ma la loro posizione non è sicura, perché dopo tutto
sono legati ai risultati del loro karma, karmana daivana etrena. Non dovremmo dimenticare che dipendiamo completamente dalle leggi della natura. Prakrite kriyamana nigunai karmani sarvashaha ahankara vimudatma kartaham mitimanyate. L'anima, sviata dal falso ego, crede di essere l'autrice delle proprie azioni, che in realtà sono compiute dalle tre influenze della natura materiale. Bhagavad Gita 3.27. Non bisogna inorgoglirsi della propria posizione elevata e non bisogna quindi agire come Ravana, pensando di essere indipendenti dalle leggi della natura materiale. Manca che Ravana è stato ucciso e quindi in realtà ci potremmo anche fermare. Ah, poi qui tutte le vedove dei guerrieri morti in battaglia guidate da Mandodari. La moglie di Ravana uscirono da Lanka piangendo senza sosta, si avvicinarono ai cadaveri di Ravana e degli altri Rakshasa, battendosi il petto per il dolore di vedere i loro mariti uccisi dalle frecce di Lakshman. Quelle donne abbracciarono i rispettivi mariti e piansero a gran voce, straziando il cuore di ogni essere. Oh Signore, oh Padrone, tu sei stato chiamato Ravana perché sei l'essenza stessa delle tribolazioni causate agli altri. Ma ora che sei stato sconfitto, anche noi siamo vinte, perché senza di te lo stato di Lanka è già stato conquistato dal nemico. A chi chiederemo protezione? Spiegazione. La moglie di Ravana, Mandodari, e le altre vedove conoscevano bene la crudeltà di Ravana. Il suo stesso nome, Ravana, significa una persona che fa piangere gli altri. Ravana non aveva cessato di essere causa di guai per gli altri, ma quando la sua vita di peccato culminò nel rapimento di Sita Devi, fu ucciso da Sri Ramachandra. Bene, io mi fermerei qui, sono già le 9 passate. Hare Krishna, Devoti. Va bene, vediamo la conclusione del capitolo. Solitamente ci sono le benedizioni alla fine del capitolo. Madre Sita era molto sottomessa, fedele, timida, casta e sempre pronta a comprendere i sentimenti di suo marito. Così, con il suo carattere, il suo amore e il suo servizio, seppe attrarre in modo completo la mente del Signore. Spiegazione. Come Sri Ramachandra è il marito ideale e Kapatnivrata, così Madre Sita era la moglie perfetta. Una simile combinazione rende perfetta la vita di famiglia. Yadya dacharati shrestha stattad evitaro janaha. Qualunque cosa faccia un grande uomo, la gente segue le sue tracce. Se il re, i capi e i brahmana, gli insegnanti, stabilissero l'esempio ricevuto attraverso la letteratura vedica, il mondo intero diventerebbe un paradiso. Infatti, non ci sarebbero più condizioni infernali in questo mondo materiale. E allora noi abbiamo la possibilità, diffondendo libri di Srila Prabhupada, di rispiritualizzare le nostre città, le nostre società, il mondo intero. Pensate che potere, non è un potere che viene da noi, però abbiamo questa possibilità, che potere nel senso di possibilità, che possibilità straordinaria. Non dovremmo mai tralasciare questa attività meravigliosa che consiste nella distribuzione di libri di Srila Prabhupada, perché così il mondo intero può diventare un paradiso, veramente un vero paradiso, un vero Param Desha, un vero luogo superiore, veramente Param, improntato al gusto superiore, che sempre si dice Param, eh? Infatti non ci sarebbero più condizioni infernali in questo mondo materiale. Spetta a noi adesso. Siamo qui in carne ed ossa, come diceva un filosofo, diceva: vuoi sapere se la tua missione è finita oppure no? Sì, rispose il discepolo, se sei ancora in vita non è finita, la tua missione non è conclusa. E la nostra missione consiste proprio in questo, nel trarre vantaggio da questi libri, da questa conoscenza, dalla conoscenza vedica offerta da un puro devoto, quindi del puro servizio devozionale, e poi distribuirla a piene mani. Veramente distribuirla a piene mani. Io oggi condividerò con voi un po' di foto
che mi sono arrivate, anche un bel video del Book Crossing in Action. Sono state fatte delle riprese durante l'operazione del Book Crossing e poi tantissime altre foto. Che grande privilegio abbiamo, che è quello di poter prendere questi libri, leggerli, apprendere, trasformare la nostra esistenza e offrire anche agli altri questa opportunità di purificazione e di trasformazione. Quindi mi raccomando, tanti libri. Siamo arrivati al 17 aprile. Nell'arco di 10 giorni prenderò i vostri ordini, mi organizzerò con le spedizioni. Già credo 150 libri già sono stati ordinati, tra cui abbiamo anche qui Bacchi e Luisa, che il giorno dell'eclissi lunare o solare, che era? Eclissi Solare, solare, solare. l'eclissi solare, ha subito colto l'occasione, ha immediatamente adottato ben 20 libri, così, e così tanti altri devoti. Quindi mi raccomando, impegnatevi, adottate libri e distribuiteli. Distribuiteli, questo è amore. E sarà la qualità del nostro amore ad essere valutata nel momento del trapasso. La qualità del nostro amore nei confronti di Krishna e nei confronti delle altre anime, nostri fratelli e nostre sorelle. La qualità del nostro amore, quanto ci saremo presi cura di loro, prendendoci cura di ristabilirci in una relazione con Krishna. Quello sarà valutato, non è che... No, è quello che sarà valutato. Va bene, devoti, grazie. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai, Granth Raja Srimad Bhagavatam ki Jai. jai, trascendentale, compleanno, divino compleanno di Sri Ramachandra ki Jai. jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Ci vedremo sicuramente questa sera con il prosieguo dello studio sulla Upadeshamrita, sicuramente. Andremo a Roma, ma dovrebbe essere una cosa abbastanza veloce. Comunque vi darò notizia. E certamente domani sera alla Hare Krishna Cave di Roma parleremo ancora di ciò che possiamo apprendere dal Ramayana oggi, ovvero scopriremo che il Ramayana non è un'opera scritta secoli e secoli e secoli fa e millenni fa, ma è un'opera dal contenuto assolutamente attuale e scopriremo perché, quindi ne sentiremo delle belle. Hare Krishna, Alessandro, Abhaya, Palmira, Anna, Pasquale, Premaniketana, Laura, Luisa, Chiara, Luigi, Piero, Vittoria, Kevalabhati, Claudia, Maria Teresa, Radhacharan, Caterina, Valentina, Alessandra, Bhakta Matteo, Salvatore, grazie devoti e ci vediamo. Tardi, Hare Krishna. Shri Ramachandra, Ki Jai Shri Jai. Sita Ram, Ki Jai Shri Lakshman, Shri Hanuman, Ki Jai Nitya Gaur Premanande, Hari Hari Bol, Shri Prabhupada, Ki Jai. Jai. Jai.